Sarò sincero, quando è partito questo progetto di Behind the Scenes mi sono posto l'obiettivo di arrivare a farlo al mondiale. E ragazzi, è successo per davvero. Direte voi che è merito di Vitali, ovviamente, o forse della sua valigia. Quando fai il video, non stigarmi. Il titolo devi fare, come si può fare, pilota ha portato, scrivi, ha portato la valigia. Ho scappato con la valigia. No, ha portato la valigia. Comunque, scherzi a parte, il martedì precedente alla gara è stato chiamato dal team Orelac per la sostituzione di un pilota infortunato. E mercoledì mi manda un messaggio. Secondo voi potevo farmi scappare questa opportunità? Di 10 minuti e debutti al mondiale. Cosa ti sta passando con la testa? In questo momento niente. Niente? No, sono molto tranquillo. Come se fosse un turno normale? Sì, sono curioso di provarla poi. Te la stai godendo, dai. Sì, sono sereno. Vediamo se rimango sereno anche tu. Exit of the corner, the bike is to match every corner. Every corner, yes. In that part. Yeah, every time I leave the bike and I open throttle, it doesn't push. But when I leave the bike, there is a moment where immediately whoop, wheelie. And then in that moment I need to work on the throttle, so there is something to change. In the middle of the corner, if I open throttle and I keep the throttle in opening, the bike go wide. Okay, it's my department. Okay, lì la moto allarga. Freno motore. E ci devo prendere le misure perché tipo qua la 1, poi vado dentro. Quindi non riesco a forzare, essere sicuro da entrare. Cose principali, posizione in serra. E c'è da alzare un millimetro o due la leva del freno e posteriore e anche un millimetro la leva del campo. Però la cosa principale non va, la sensazione sono proprio qua, che quando rialzo mi aspetto una certa, non in allungo vabbè, non, lì non me ne accorgo neanche. Ma in uscita, quando devo, ok, adesso devi spingere, che volo è piatto. Se io non riesco a dare la direzione corretta, pedalarci sopra, impossibile. Io arrivo, freno, poi vado. Con questa è simile, però do la direzione e riesco a frenare sopra per portarla alla porta. Ma riesco a frenare fuori. Quindi anche se sono un po' in ritardo, col freno riesco a portarla. Con Honda non posso essere in ritardo, devo frenare. Ah, con Honda non puoi frenare. Devo puntare e poi una volta che ho puntato l'inserimento, forzare e entrare. Con questa invece ho un po' più di maggio. Però poi la sento ancora morbida dietro. Quando esco dalle curve l'anteriore galleggia. E per me è importante invece che l'anteriore sia abbastanza fermo. Sì, sì. Cioè non è sufficiente quello che faccio sulla moto per tenerla bassa davanti. A volte devo giocare un po' col gas, questo non mi piace. Ho spinto tanto per quel tempo. In questo momento devo capire come fare a
fare due secondi meglio. Però magari ci arriviamo così. Il primo turno secondo me 36-7. 6-7 giri, 8 giri tirati che ho fatto. Ma primo turno sempre lì. Il problema è che adesso bisogna migliorare, perché in questo momento io per fare quel tempo lì che sono andato tanto tranquillo, spinto forte. Quello è normale, però. Però non va. Quello non va, ma cazzo. Va nettamente più piano da mio. Ma di quel po', in questo momento è tanto. Cioè io arrivo, esco dalle curve, apro, ma oltre al bippetto, quello che mi dà fastidio. Forse no. L'elettronica rispetto alla nostra com'è? Poca differenza. Quando scivola, ok, quando scivola io devo essere sempre lì pronto a fermarmi col gas, qui invece capisce e ti aiuta un po'. Sì, di là un po' meno. Però non riesco ancora a farla girare di traverso, far proprio girare di traverso, tipo la 3. O tipo la Misano 2, un giro sono arrivato, sono tornato dentro, aperto, deciso, boom, partita, e tornata. Non è boom, boom. E poi una delle cose che mi ha colpito, per chi conosce Misano, sa più o meno come sono gli spazi, che il team ha preso 3 serrande per il box e una serranda, uno spazio di una serranda è solo per i ricambi. Come vedete queste sono tutte casse dei ricambi, ci possono fare una moto intera praticamente con quello che c'è qua dentro. E hanno tutto, dalla frizione, motore, scarico, ruote, carene, c'è tutto. E finito il turno hanno smontato tutta la moto, non solo le carene, ma ruote, sospensioni, scarico, hanno pulito tutto, adesso stanno rimontando e hanno una cura maniacale impressionante. Che figata, bellissimo, bellissimo. Allora con la Q dobbiamo fare qualche giro, Se non dobbiamo fare tempo e basta, ci dobbiamo fare almeno 6-7 giri consecutivi. 6-7 crono consecutivi. Quindi ora vediamo, ora entro con la X, quella di oggi. Vediamo se abbiamo tempo, mettiamo un'altra X nuova nel mezzo. Se no, buttiamo direttamente la Q e facciamo il run. Okay. Almeno vediamo come si comporta per la sua percorrenza. Okay. Vai, casco. Già l'ora di entrare. Sì. One and then we put the speech. Di l'altro a perci arrivo sempre tutto, sempre. Ma a parte quello, cioè mi sembra di avere meno grip degli altri, perché tipo la 3 mi vanno via troppo. E in frenata mi fermo meno, riescono a fermarsi un filino di più sotto la curva. Io arrivo che devo buttarla dentro comunque, però quando la butto dentro davanti sento di essere proprio al limite. Ora buttiamola a zero davanti. Okay. Sento proprio il limite davanti che è lì che... Però, cioè, tiro e non c'è. Le sessioni di prove libere durano 3/4 d'ora e in questo tempo i piloti fanno 3-4 run da 5-7 giri. Dopo ogni run si cerca di apportare delle modifiche per cucire la moto attorno al pilota e alla pista, cosa che però in questo caso sta faticando a riuscire. Per onore di cronaca, Luca sta girando sugli stessi tempi di Oliver Koenig, il pilota che sostituisce. La carta. Lo metto, invece l'ho fatto cagare. Si muove tantissimo di buono.
e poi non ho grip rispetto agli altri, gli altri voltano a seguirmi, sempre la stessa storia. Passiamo dalla Honda. Oh, sono io che non sono capace magari. Quando becchi le moto giuste di quando voltano, ci sono due curve che faccio veramente forti, quella dopo il curvone, quella dopo il curvone e la 1, e 10 curve che faccio veramente piano. È una bella media. Anche la questa hai fatto fatica a trovare. Questa è un disastro, cioè non mi fermo mai. Stamattina ho fatta, mi ha confrontato i dati con Ria, uguale, identico. Adesso vede che è cambiato il vento, è cambiata la moto, che me l'hanno abbassata. Non volto più. Non riesci, non è arrivo, stato arrivo lungo. Esatto. Arrivo lungo o corto? Oh, non c'è stato un giro che sei due giri che mi hai fatto uguale, hai provato. Già. Allora, ho imparato. Cosa ho imparato? Pettinato per bene, eh? Di buono. Allora, abbiamo visto che perdo 8 decimi, dagli 8 al decimi al secondo al giro di motore. E adesso lo cambio. Un po' troppo. E abbiamo visto che nell'ultima parte di inserimento c'è qualcosa che non sta funzionando bene, la moto spinge, io mi aggrappo il freno forte, e dovrei scusare il freno dietro, cioè le curve a sinistra in qualche modo ci mette una pezza, ma tipo al tramonto o al carro lento, freno bene. Freno come Ria, non quando gira in 33 ma quando gira in 34 o basso. Il problema è che nell'ultima parte lui si ferma e riparte. Io freno più di lui, ma tanto più di lui, e non mi fermo. La moto spinge e quella è una cosa che... Ma questo ti viene da frenare di più perché senti la moto che non riesce a farla voltare. Freniamo uguale. A un certo punto lui rilascia il freno, accompagna e volta. Io freno come lui, non rilascio il freno, perché la mia comincia a spingere, quindi la mia velocità riduce meno della sua e io devo continuare a frenare tanto tempo più lungo di lui, ma la mia velocità è più alta, perché in quella fase lì il freno motore sta spingendo. Okay. E quello è un casino, quello è proprio un casino. Quindi non riesci poi a girare. Poi volto in ritardo e riparto in ritardo e quello è proprio un casino, spero che si possa risolvere. Le modifiche che hanno fatto tra FP1 e FP2, perché visto che hanno cambiato il mono, il pivot, non hanno cambiato niente. È peggiorato. Peggiorato. Quindi si torna indietro. E poi anche cambia specifica di mescola, mi sembra, sì, nel capito sì, sì. Davanti. Mettiamo la 2, anziché ho provato anche la 0 davanti, non mi è piaciuta. La prima frenata intensa che ho fatto l'ho persa subito, proprio secca. Non ti è piaciuta? Alla 1. Sì, sono specifiche che rispetto alle Pirelli che troviamo noi sono diverse, cioè le SC0, SC1, le 2. SC0 non credo che si trovi, la 1 e la 2 penso. Però sono diverse. Le 1 e la 2 dovrebbero essere quelle. Sì. Sono quelle, so. E proviamo la 2 perché probabilmente ha un po' più di sostegno, sì, e per come sto frenando io ho bisogno di sostegno. E poi oltre a queste due cose che vanno sistemate sulla moto, devo guidare un po' meglio, perché in questo momento cercavo il tempo e spingevo troppo sui freni e mi mettevo in difficoltà da solo per poi inserire. Sei lì con Rabat, sei lì con un po' più veloce di Vignales, gente che è più abituata a guidare questa moto. Da Rabat ancora prendo penso 5-6 km orari sul rettilineo. Sono tanti, Sono troppi. Stamattina addirittura 8. Però vediamo, dai, adesso sono curioso di vedere col motore nuovo se va un po' di più, perché in questo momento va veramente un po' troppo piano. Adesso via, finito il tempo, scaduto il tempo. Voglio farvi vedere una cosa incredibile. Qua a terra, sparsa nel box, c'è una moto intera, la moto di Luca messa a telaio, perché mentre cambiavano il motore hanno trovato il telaio che non andava bene e quindi lo stanno cambiando e hanno smontato tutto. Qui vedete nel box la moto a pezzi, in giro per il box c'è tutto, motore, telaio, radiatore, marmitta, carene, serbatoio, forcellone, forcelle le hanno messe di là e in un'ora hanno ridotto una moto così. Adesso sono andati a mangiare, poi avranno sicuramente un'altra ora di lavoro per rimontarla, perché domani ovviamente deve essere intera e funzionante.